Oh, ma ve che ste in onda! Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, molti di voi già mi conosceranno, soprattutto chi si interessa per quello che riguarda la mia passione, ovvero viaggi soprattutto nell'est Europa. Questa volta però vi voglio parlare di un argomento che esula un po' da quello che sono consono fare, vi parlerò di SEO. Di SEO, ovvero come meglio indicizzare il vostro sito all'interno dei motori di ricerca. Molti di voi, soprattutto chi segue l'argomento con interesse, avrà notato che da poco tempo Google è in grado di riconoscere le immagini duplicate in rete, anche le immagini simili, per cui chi va e fa il copia e incolla delle immagini, molto probabilmente viene assoggettato ad una sorta di penalizzazione, perché il motore di ricerca è in grado di capire se quelle immagini sono state copiate. Il motore di ricerca, dato che i suoi spider passano di frequente, sicuramente sa che ha pubblicato per primo una certa immagine e saprà anche chi sono coloro che copiano. Quindi è importantissimo da questo momento, visto che Google ha integrato nuove funzionalità che noi possiamo andare a testare e vedere perché sono visibili. Tra le altre cose, il motore di ricerca immagini di Google ha permesso anche la possibilità ad ogni singolo utente di andare a cercare immagini dandogli come sorgente un'altra immagine, ovvero è uno strumento che serve a riuscire a capire in rete chi è che ci sta copiando le immagini. Una funzionalità importantissima che ho aggiunto al mio Content Management System è la possibilità che ha il Content Management System di offuscare queste immagini ai motori di ricerca, ovvero le immagini inserite all'interno del vostro sito internet, se creato col mio Content Management System, non saranno riconoscibili da Google, anche se queste visivamente saranno identiche a quelle che magari avete preso e copiato dalla rete. Ecco, con un piccolo esempio vi voglio far vedere giusto a titolo informativo, un breve clip che mostra questa funzionalità. Vi voglio mostrare questa nuova funzionalità del CMS. Per fare questo andrò a cercare in internet un'immagine molto diffusa. Ok, mi sposto su Ricerca immagini e vado a prendere la prima. Come potete vedere, l'immagine è molto presente in internet. Ci sono tantissimi siti che la utilizzano anche con alcune varianti. Comunque il motore di ricerca è in grado di capire anche se l'immagine è stata leggermente modificata. Vado anch'io a copiare questa immagine all'interno del mio sito internet. Prendo la prima. Prendo la prima, risalgo alla URL dell'immagine. E adesso mi sposto nel mio sito internet, ho copiato la URL dell'immagine, mi sposto nel mio sito internet e vado a importare questa immagine. Ok? Vado su Aggiungi foto, gli do un titolo. E metto l'URL sorgente. Ok, l'immagine è stata importata. L'immagine è stata importata. Vado a copiare la URL sul mio sito internet che mi dà questa immagine. Ok, ho copiato la URL e vado a verificare se Google è in grado di trovare questa immagine che ho appena inserito. Ritorno su Google Immagini a questo punto.
Ecco, in questo caso gli sto dando l'URL dell'immagine nel mio sito internet. Vado su cerca. Ok, dandogli come sorgente l'immagine sul mio sito internet, il motore di ricerca mi dà subito tutta una serie di siti internet dove questa immagine è già presente. Vedi, mi dice immagini visivamente simili, per cui il motore di ricerca non ha dubbi che questa immagine sia stata copiata. A questo punto vado nel mio sito internet e vado ad attivare la funzione che permette di offuscare questa immagine ai motori di ricerca, ovvero i motori di ricerca non saranno più in grado di capire che questa immagine è stata copiata. Nonostante ciò, l'immagine rimarrà visivamente identica. Ok, confermo. A questo punto ritorno nell'album fotografico. Come potete vedere, l'immagine non è cambiata, è rimasta identica prima. Vado un'altra volta a prendere l'URL sorgente e a copiarla, la copio nella clipboard. E ritorno nel motore di ricerca per vedere se questa immagine risulta copiata. Come potete vedere, Google mi dà impossibile trovare questa immagine con altre dimensioni. Ecco, non è più in grado il motore di ricerca di ritrovare questa immagine, anche se è stata copiata, all'interno di altri siti internet. Nel frattempo che i cosiddetti bimbo minchia che si spacciano per SEO erano lì dentro con tutti i loro giochetti, le cazzatine che si sparano le caccoline fra di loro, pium, ho implementato nel Content Management System questa interessantissima funzione, una funzione molto importante per chi realmente vuole apparire in internet. Per oggi questa brevissima puntata finisce qua, però prima di lasciarci vi voglio fare un piccolo giochetto. Fate tutti così con le mani.